sorprese, quando mi date solo 250, più 250, mi sorprende, mi sorprende, con forza, con 250 minuti, 250 sms, adesso a 9,90 mesi, più capita, gratis, sorprendente! Torniamo di Natale allo studio del 13 e 31 di un rimporto, l'Assemblea Generale Federazione Antioch è chiamata una scelta veramente storica, che è il riconoscimento della palestra come stato osservatore, un riconoscimento chiesto da anni e contrastato da molti, la maggior parte degli stati, comunque si prepara a dare proprio senso. L'Europa è ancora divisa, formano già gli Stati Uniti, la posizione è dell'Italia, sentiamo Cesare Maria Aragna, che è responsabile del Partito Italiano. Il punto è che piano piano si riproniscono queste difficoltà, questa conflittualità, e quindi dobbiamo parlare insieme su questo ovviamente allora l'Europa che è dovuta la nostra. Bene, certo, in un certo punto ormai è probabile sarà una vittoria diplomatica per appunto Abbas, perché Israele critica, Israele ormai ha segnato molto, ma ci sono dei punti molto interessanti proprio all'interno dello Stato Islamico, perché oggi la Davis, che è un americano best-friend, ha dato il suo appoggio invece alla richiesta per il premio israeliano di citare da Benjamin Netanyahu il voto a lungo Palestina non cambierà niente sul terreno. Allora, come c'è Sargi Assi, ho dato un po' delle notizie di Israele, ce ne sono tanti altri dalla stampa, no? Certo, Alessandro, io partirei subito da questa dichiarazione dell'ex primo ministro israeliano, il Godorbert, che ha posto il suo consenso ad Abu Mazen, una richiesta di Abu Mazen di riconoscere lo Stato palestinese anche a livello dell'osservatore delle Nazioni Unite, perché non era, no, perché non pare, perché si trova adesso al minimo storico, al minimo storico vediamo dopo questa immagine. Allora, Abu Mazen adesso sta, la sua popolarità è al minimo storico, mentre quella di Hamas, sono gli estremisti che vedono la lotta armata per la liberazione di territori palestinesi, invece il consenso popolare è al massimo. Appoggiando la richiesta di Abu Mazen, in questo modo i moderati conquisteranno un po' di terreno, sia a livello nazionale, ossia nei territori palestinesi, che al livello quello del regionale, dei paesi arabi e anche dei quelli islamici. E questa è la del punto di vista di Omar, che condivisa anche da noi a molti altri nei leader europei, e non ultimo del segretario del Partito Democratico Bersani, che ieri ha detto che l'Italia deve votare sì allo Stato palestinese, allo Stato osservatore. Parliamo qui a Arzel, il progressista israeliano, che apre proprio questo nel libro di apertura del sito web di Haaretz, che scrive della, la marcia indietro della Germania che arriva ieri, ha detto no alla richiesta dei palestinesi, adoro sulla richiesta dei palestinesi in questa maniera, la Germania ha detto di si asterrà alla richiesta che non voterà contro, e poi un funzionario israeliano del ministero degli esteri ha detto abbiamo perso l'Europa, e poi ancora e ci sono anche le dichiarazioni del primo ministro ovviamente teniamo che dice che la decisione non cambierà nulla, perché non porterà in questo modo alla creazione di uno Stato palestinese. Ma queste immagini che vi abbiamo fatto vedere prima le chiedo alla regia di rimandarle, così almeno siamo entrati nelle posizioni. La prima era la donna di Hanan Ashrawi, un politico importante durante le volte che dice i palestinesi hanno prospettive realistiche al riguardo. Sappiamo che non cambierà nulla sul terreno, e che Israele aveva minacciato che ci avrebbe punito se fossimo andati a loro. Qui invece un funzionario del Ministero degli Esteri israeliano di cui c'è un'unica via per uno Stato palestinese potrebbe anche unire solo attraverso le trattative di pace. Parlando a loro, i palestinesi otterranno solo con il pezzo di carta e niente di più. Non cambierà nulla sul terreno. L'unica via per uno Stato palestinese viene le trattative di pace tra palestinesi e israeliani.
queste sono le chiacchiere. Intanto vorrei farvi vedere questo tema, un tema abbastanza divertente, è incluso dalla chat israeliana, nella delegazione link. Qui vediamo il lancio di razzi e di missili la settimana scorsa contro Israele, e poi all'improvviso si sposta questo autobus, e questo autobus è guidato, come vedete, da Abu Mazen, del presidente dell'autorità palestinese, con la guida del volante, e che sta attraverso le Nazioni Unite. Durante il suo tragitto trova questi cartelli che da lì ci sarebbero le dichiarazioni che teniamo altri leader europei, tra cui Obama, che è l'ambasciatore USA delle Nazioni Unite, che hanno cercato di dissuadere il presidente dell'autorità palestinese dal intraprendere questa iniziativa. Nel video poi si chiude proprio adesso, come vedete, con il pullman che frena, questo è l'allenante del pullman, davanti a un video. Da una parte la strada adesso, dove le scure che si ammassano all'orizzonte con tanto di fiume e il fumo, e dall'altra invece adesso, come avete visto, c'era il paradiso della strada del trattativo, e poi con questo messaggio dell'ambasciata israeliana di Amber, la pace. Quindi da una parte la pace, se torna a trattare con Israele, a Marabono, con tutti gli abbiamo attento, attento non farlo, insomma, la sua tentativa è non costruire questo tipo di Israele. E l'ambasciata è invito da parte dell'ambasciata israeliana al mondo per lo scopolare la pace. Grazie a Saci Assi. Allora vediamo che c'è la situazione anche in Egitto, perché il presidente Mohamed Morsi terrà oggi un discorso alla nazione sul decreto emanato la scorsa settimana, sul quale si è attribuito i maggiori poteri. Il decreto è portato poi discorso per una data di proteste di piazza in tutto il paese, piazza Tahrir al Cairo, possibile essere il principale a Morsi, appunto, per il Iran. Il decreto sabato racconto una dichiarazione di sostegno del presidente, intanto la sua raccontare già oggi la bozza della nuova, cioè la stava corrispondendo dal taglio Martina. Faccia a faccia, questo prima che il proprio paio viene definito dall'agenzia Alta 24.
se questo è solo per l'esempio tecnico, la procura di Torino adesso ha fermato il proprio sui responsabili, ora per i principiali, c'è anche Massimo Passamano, si può ricordare, in quanto sono state messe 19 misure cautelari, altri 7 arresti principiali, 4 minuti di ora, 6 ore, per la procura sono i responsabili di un altro episodio, questa volta di Torino, in funzione dell'energia del studio, società di progettazione che lavora anche all'alta velocità, e di meno esponenti dell'area dell'artista inglese, che conduce il progetto sociale strada sull'impiegato. Ha dato risultati arrestati di un giudice di Roma romano, cioè non è deciso se è sbaglio, forse è deciso se è sentiamo Enzo per lui. Stavo ricordando che la moto del giudice è molto precisa e molto casa per la fidanzata, ma che aveva innocente di romano, cambiato il giudicato, cambiato il giudicato, cambiato il giudicato, della Marina Grassi, e quella stessa sera, nello stesso palazzo, era città, la sua rea, legato agli decisionisti, a degli abitanti del comune, ma che stanno portando dai carabinieri su richiesta della procura e starebbe collaborando con gli interessi. Con lui da indicare gli altri killer attorno ai quali c'è un strettissimo obiettivo, facendo aprire un po' il povero di loro. Ma in quanto tempo una telefonata con via libera da parte di Tanzia, della fidanzata di Arturo, madre di due complici della quale funzionava insieme a un bersaglio del FICA. Anche questo nome aveva già più bisogno di un giudicato da arrivare una volta di loro per confermare che stesse succedendo. Ma il problema è che si è fatto ero certo che sarebbero arrivato a trovare insieme la persona. Il viaggio con piccolo Bush è scappato a un altro attacco nei giorni successivi, doveva morire perché si è stato ucciso il prezzo del sito e gli hanno ucciso il sito. Ha tentato di essere uccisa, si è consegnata che la gente sarebbe stato scappato, ha riportato la sua tenente. Adesso vi vogliamo far vedere un'intervista che la mia sala domani ha fatto a un generale a proporre il settore delle prese quotidiano di Garcia Albità, comandante capo dell'operazione militare del nord della Sicilia, e domani sono ancora disponibile del regime e qual è la carta di Assad, del presidente Assad, di osservare l'avanzata di Tibet, questa città del paese, tra l'altro avete sentito che Tibet si decise da parte di hanno necessari rischi di militare armi, missili terraria, che non si sarebbe mai visto l'implementazione di questo che si sia vicino agli altri dove li abbiamo trovato. Thank you.
evidentemente è un calcio in grado di portare solo due bombe, ma una da 250 kg, mentre se poi porta anche quattro tonnellate, può caricare una tutta bomba da 500 kg, 10 da 250, oppure 20 da 50. Ciao, prima stamattina mi sono riuscito di fare il 9 euro in un quarto. Ma è bello. Come stai, Ale? Bene. Bene. Male, 4:30, 4:15 viene una terrestra a casa. Me l'hai messa poi in coso quel computer che non l'ho, da quando è tornato non l'ho neanche guardato. No, te lo rimetto. Ho portato un po' di cuore stamattina, credo. Il quarto di Marina. Ma per il ristorante qui in Lego, la fila di alcuni negozi nuovi. C'è freddo. Ma oggi deve venire lì. No, se non lo so, sai, tutto deve venire. Ah, giovedì, in dubbio. Thank you.
Guglielmo Pasquale ci sta a cuore fonti di finanziamento per la assistenza pubblica e arriva la salute, dice il Premier, e garanzia di uguaglianza per i cittadini. Innovazioni e adattamenti. Ripeto le puntate sul Palazzo di Eco di New York, dove nel pomeriggio l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite dovrebbe riconoscere la Palestina come organismo osservatore e non Stato membro. Al Presidente degli Stati Uniti Obama e il Premier israeliano Netanyahu continuano a ripetere che l'ingresso ora della Palestina non mette a rischio le già ridotte speranze di pace nella regione. Allora, ecco, partiamo proprio da questo problema dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che è una questione storica, conosciuta da tutti i paesi, che è un argomento già stato, però passato, e non è stato proprio alle Nazioni Unite. Ci sarà una maggioranza, ci sarà questa maggioranza, ovviamente c'è il senso Israele, c'è il senso non sappiamo ancora qual è la posizione di Israele, ma se ne parliamo, abbiamo un po' di tempo. Thank you.
spesso non mi canta, lo stesso si fa per esempio la capitale di Zinco, per fare questo di Zinco, la fase di Zinco, che è questa fase di Zinco, Gracias.
L'Europa è come al solito, l'Europa sostiene, dico solo l'Europa per l'Italia, perché le colonie sono completamente reali, sono assolutamente superiori a questa città. L'Europa continua a dirlo, contemporaneamente però non prende nessun intervento chiaro per il suo la base è ciò che per me l'ha detto Fidel nel suo ritardo è incontrata di ciò che però come possibile se si è di pace la terra di altri la città, la terra occupata l'acqua urbana di impossibilità da parte dei paesi di muoversi sono strade che sono usate soltanto in colore è veramente affascinante che Israele
la procedura stessa, gli obiettivi indicati dal CIP interno. L'autorizzazione integrata ambientale è stata rilasciata il 26 ottobre del 2012, pubblicata sulla gazzetta ufficiale il 27 ottobre del 2012. In attuazione delle disposizioni di legge, entro l'8 novembre l'azienda avrebbe dovuto presentare le sue osservazioni e l'autorizzazione, cosa che ha fatto, e successivamente l'azienda, sulla base dell'interlocuzione con il Ministero dell'Ambiente, ha presentato il piano degli interventi necessari per attuare le disposizioni di autorizzazione integrata che sono stati approvati dal Ministero d'intesa con la Regione Puglia e con le altre amministrazioni il 16 novembre del 2012. Molto brevemente voglio dirvi che le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale attualmente le tecnologie, le misure gestionali, gli obiettivi ambientali, di protezione ambientale, gli obiettivi di protezione della salute che l'impresa deve da un lato utilizzare e dall'altro raggiungere secondo un cronoprogramma che identifica le priorità sulle quali intervenire progressivamente tutti gli altri interventi. Un cronoprogramma che sostanzialmente prevede la gran parte delle operazioni a partire dal novembre 2012 ad arrivare alla fine del 2014. Un cronoprogramma che al suo interno prevede fermate progressive di impianti per il loro risanamento e per il loro riavvio. L'azienda ha accolto, ha accettato le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale con un piano di interventi di cui si è assunta anche la responsabilità. Poi il dato di fatto è che oggi, a fronte dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata dal Ministro dell'Ambiente, l'impresa ha assunto l'impegno di realizzare tutti gli interventi prescritti e di sostenere i costi per la realizzazione di questi interventi. Non è un fatto per nulla scontato, perché proprio l'IPA fino all'agosto del 2012 aveva continuamente presentato ricorsi contro le prescrizioni del Ministero dell'Ambiente e delle altre autorità competenti. Aveva presentato ricorso anche contro la riapertura della procedura di autorizzazione integrata. Perciò il fatto che l'IPA abbia accettato le prescrizioni dell'AIA, abbia accettato di effettuare gli interventi necessari, oh, ma che bravi, per finanziarli, rappresenta un fatto nuovo, non soltanto nel merito, ma anche nel modo con il quale si è rapportata con l'amministrazione. Quello che io mi sarei aspettato, non ci aspettavamo, che immediatamente dopo, cioè la settimana successiva al parere positivo che abbiamo rilasciato sul piano degli interventi, cominciassero le operazioni da parte di IPA per rispettare l'AIA. E invece il 26 di novembre, cioè lunedì scorso, la decisione del GIP su richiesta della Procura di sequestrare di fatto le attività degli impianti a freddo che non hanno problematiche ambientali ma che rappresentano il terminale del ciclo di produzione dello stabilimento, ha bloccato le attività, ha impedito cioè che partissero le azioni per il risanamento dello stabilimento prescritte dall'autorizzazione integrata. Voglio ricordare che l'autorizzazione integrata ambientale fa riferimento
a prescrizioni e a obiettivi che l'Unione Europea ha stabilito entreranno in vigore nel 2016 e perciò noi abbiamo adottato in anticipo a partire dal 2012 misure molto più stringenti di quelle che sono applicate attualmente agli altri inviati e che in questo modo ci siamo assunti l'impegno di realizzare con grande anticipo rispetto agli altri Stati membri dell'Unione Europea obiettivi di protezione dell'ambiente, di protezione del salute molto più stringenti di quanto stabilito dalle leggi attualmente. Ora, i termini della questione sono questi. Il governo ritiene urgente l'avvio di tutte le procedure per il risanamento ambientale e la messa in sicurezza degli impianti. Il governo, nell'autorizzazione integrata ambientale, ha stabilito che le procedure e i tempi del risanamento non interferiscono se non negli interventi che devono essere realizzati con l'esercizio ordinario dell'attività industriale. Cioè non abbiamo assunto un'ipotesi di lavoro che per risanare l'IVA bisogna bloccare il mio stabilimento, ma abbiamo assunto un'ipotesi di lavoro che per risanare gli impianti dell'IVA questi vengono fermati progressivamente secondo un calendario che consente contestualmente il risanamento ambientale e la continuità produttiva. E questa non è una procedura singolare, è una procedura che corrisponde esattamente a quelli che sono i criteri che le competenti regolano il risanamento ambientale degli impianti industriali e delle attività industriali. Per cui il blocco degli impianti non è compatibile con l'avvio del risanamento ambientale dello stabilimento di Taranto. Ed è per questo motivo che noi stiamo lavorando ad un provvedimento che consenta la piena applicazione dell'autorizzazione integrata ambientale, che vuol dire che consenta la piena applicazione della legge. È stato detto che questo è in conflitto con la magistratura. Voglio dire che questo è falso, perché noi stiamo applicando puntualmente la legge. Peraltro la stiamo applicando assumendo come contenuti del progetto e del processo che abbiamo avviato gli stessi obiettivi e gran parte delle stesse misure indicate dal 525. Il problema che si pone, se mai io l'altro, il problema che si pone riguarda la chiave di lettura o interpretazione che si dà al ruolo delle leggi rispetto al diritto costituzionale alla protezione della salute. Il diritto costituzionale alla protezione della salute si attua attraverso le leggi e le norme della protezione della salute. In particolare si attua attraverso il recepimento in Italia delle direttive europee che hanno la finalità della protezione dell'ambiente e della salute. Perciò l'applicazione di queste norme è esattamente l'attuazione del diritto costituzionale della salute. Se prevalesse un'altra interpretazione, per cui la protezione, l'attuazione, l'applicazione del diritto costituzionale della salute prescinde dalle norme, ovvero se si assumesse il criterio per cui le norme finalizzate alla protezione dell'ambiente e della salute non sono efficaci, a questo punto avremmo Italia e tutti una situazione di assoluta incertezza. Sì, ho capito perfettamente. Per esempio, chiunque volesse chiedere una
attenzione per avviare un'attività produttiva e che oggi ha come riferimento le direttive europee e le norme nazionali da rispettare, dovrebbe invece assumere un altro riferimento molto vago, molto astratto e molto discrezionale. E questo non è possibile. Questo è esattamente contro il diritto comunitario e contro la legge nazionale. L'idea cioè che a un certo punto qualcuno possa sollevare l'obiezione che la legge non attua il diritto costituzionale e che perciò non va applicata, la legge si assume la responsabilità di rendere sostanzialmente ingovernabile la tutela della salute e la tutela dell'ambiente nel nostro paese. Per cui noi non stiamo soltanto chiedendo e lavorando perché venga applicata l'autorizzazione integrata ambientale a Taranto. Stiamo lavorando perché venga rispettata la legge in tutto il nostro paese e perché si evitino precedenti che potrebbero determinare nel nostro paese una situazione difficilmente controllabile, difficilmente gestibile. Da questo punto di vista, allora, l'autorizzazione integrata ambientale e il provvedimento sul quale stiamo lavorando sono strettamente incardinati nelle direttive europee e nelle norme nazionali e ne prevedono la rigorosa applicazione. Siamo pronti ad affrontare eventualmente un confronto con interpretazioni diverse che però hanno come sede la Corte Costituzionale. Nel senso che chi ritenesse che le leggi che stiamo applicando non sono corrispondenti al diritto costituzionale per la tutela della salute deve rivolgersi alla Consulta, ma non è il merito dell'iniziativa del governo, è il merito del contenuto della legge che stiamo applicando. Cioè non è una tematica puntuale quella di conflitto eventuale che si potrebbe aprire riferita a questo provvedimento, perché questo provvedimento attua le leggi, perciò eventualmente sono le leggi e le direttive europee che devono essere così discusse. Quello su cui stiamo lavorando allora è la difesa dello Stato di diritto e la difesa delle condizioni che consentono alle imprese di esercitare la loro attività, ai cittadini di sapere quali sono gli obiettivi di tutela della salute e della protezione dell'ambiente che devono essere garantiti e che devono essere assicurati. E questo vale a livello nazionale, ma vale anche a livello europeo, perché un'eventuale disapplicazione di leggi nazionali che recepiscono direttive europee fa entrare l'Italia direttamente in procedura di infrazione e controllo del diritto comunitario. Questo vale anche però per quello che riguarda la protezione della continuità del lavoro, perché una situazione del blocco delle attività o di chiusura degli impianti di Taranto e perciò nel ciclo produttivo in tutta Italia, per effetto di un'interpretazione della norma, ovvero della vostra diritto costituzionale, creerebbe un'immediata situazione a livello nazionale e a livello europeo che posso sintetizzare in questo modo. In Italia viene chiuso un impianto industriale per il quale sono previste norme molto severe e rimangono in funzione in Europa impianti industriali analoghi che invece rispettano norme molto meno severe e molto meno impegnative anche dal punto di vista degli investimenti. E perciò l'effetto sarebbe duplice: da un lato non abbiamo raggiunto l'obiettivo di
commissariamento ambientale degli stabilimenti italiani e dall'altro abbiamo fatto un regalo ai competitors europei che producono lo stesso acciaio con minori vincoli ambientali e con minori vincoli per la protezione del sito. Grazie, signor Ministro. Allora, sono previsti interventi di potere, il senatore che si potrebbe intervenire prima, poi impegno nel caso di 5 minuti. Signor Ministro, intanto vorrei ringraziarla per essere venuto qui in Senato a riferire tempestivamente sull'emergenza IVA e la conferma dell'impegno da lei profuso in questi mesi sulla vicenda IVA, forse lasciato troppo solo da tutti i suoi colleghi di governo. È un'urgenza che sta assumendo i contorni di una vera e propria tragedia sociale. E naturalmente dovrebbe interrogare su dove siamo arrivati al Senato, in aula, di cui abbiamo parlato nella precedente discussione di quest'anno, della continuità del lavoro, ma anche ovviamente rispetto alle norme di sicurezza e di salute pubblica. Intanto sono ripresa l'altra dei centri di operai che viva spesso in mare, nella pubblica del mare, della che stava lavorando una volta, dalla campanale a Taranto, lo ha trascinato insieme con il giorno fa, dicevo, si sposeranno incontri tra i vari parti sociali, dall'altro parte ci sarà la differenza di Israele, diciamo la confermiamo, non ci saranno investimenti. Allora, siamo arrivati al momento di vedere le pagine da conti del nostro e-commerce, ma che ci prenda le notizie che si fa del nostro lavoro. Sono intercostali fatti in comuni a piedi che fanno più o meno tutto passo ci può più molto gestire le comunicazioni complesse ma tutti ne accorgi perché quando una cosa funziona bene è naturale configura così un poco su tutti i personali per gli investimenti gli interessi sul suo conto riposito e i servizi di controllo e tutto a zero calore per il supporto di Fibero Center semplifica come respirare Fibero, la banca che semplifica la banca. Audace, prima fiora del cliente, è la tua vita, la tua vita, vieni a provarla, a provarla, scorri a regola del virus con il suo esplosivo cartoccio, tutto il sangue del mare, senza fatica. A oggi prova anche ora la mia periodica, virus, il sapore del cielo. Ma no, capisce, ma sì, posso stare ora al telefono con te. Grazie, bravo, mi ultima, è la nostra che lei fa. Mi ami. Mi sbaglio gli anni. Con tutto si può dire come inizia la notte, poi c'è tutto il testo di mano a 3 euro per contenere tutto il 2020. Ma che amore, questa gente. Siamo nel giro degli invidiosi. No, 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 più che invidiosi. Si meglio, lo passo. E un sì. Sì, mi arrivi ancora il prossimo. Ben ritrovati agli amici di Design News, diamo una panoramica relativa alla necessità, purtroppo che in queste giornate è normalmente ovviamente legata alle condizioni meteorologiche che non sono buone. In altro momento abbiamo trovato le condizioni, i fondi che oggi devastano le regioni, naturalmente ricordiamo che sono stati in particolar modo costruite quelle del circolo, in particolar modo la Toscana e la Liguria ancora una volta sono costruite. E infatti, proprio a causa delle fonti piogge, ancora resta tutto contatto in Liguria, parliamo della strada statale 432 della Punta di Magra. Chiudo lo strato gravemente alla stessa di Marinara di Santana, si propone di percorrere in alternativa la statale 432
poi con 5 km di coda. Un incidente dove